ai ragazzi che sono stati vittima appunto di questa aggressione, no? Assolutamente, io sono sempre stato dell'opinione, sì, è vero, c'è l'omofobia, esiste, la sentiamo di tutti i giorni, ma mai mi sarei aspettato che accadesse nella mia città. Purtroppo questa è la triste realtà, e noi di Gay Day 2 continueremo, come sempre, a lottare contro questa omofobia, ovunque voi siate. Comunque, ritwitteremo sicuramente l'articolo, anzi lo cerchiamo di fare subito durante la prima canzone di Gay Day 2, e insomma, dedichiamo appunto questa prima canzone ai ragazzi, ma soprattutto a tutti coloro che non hanno paura di esprimere loro stessi, non in loro ogni forma. Questa è Raise Your Glass, lei è Pink, a tra poco con una scoppiettante puntata di Gay Day 2. Caro Boncri, adesso partiamo subito con una nuova scoppiettante puntata, perché il tema è il tema lesbian power. È un altro tema triste. No, le lesbiche. Ma smettila. No, assolutamente no, vi vogliamo bene. Ricordiamo velocissimamente quali sono i modi per mettersi in contatto con noi, perché Gay Day 2 appunto è un'isola felice, soprattutto un posto in cui ciascuno di noi può dire quello che pensa, fortunatamente, ad esempio commentandoci sulla pagina Facebook www.facebook.com/radiogaydaydue. Se cliccate mi piace alla pagina, sempre sul menu a veneziana, giusto caro Boncri? Venezuelana, c'è un'icona con su scritto la chat di Gay Day 2. Devo salutare subito Irene, Marcella e Pasquale che sono connessi, e infine ci sono anche altri due modi più istantanei. Uno è il WhatsApp 340 088 9363. Whatsappateci, dai, che vi leggo tutti i messaggini, oppure chiamarci in diretta allo 011 814 0218. Ma adesso presentiamo Claudia. A volte una ragazza si sente un poco giù, se il mondo è un po' arruffato non ci pensare più. Rasa il pratino. Claudia, tu rasi il pratino? Ma sì. Sì, meno male, diciamo, sei una di quelle lesbiche che ha il pratino rasato. Per fortuna sì. Nome? Claudia. Età? 27. Orientamento sessuale? Lesbica. Professione? Dovrebbe essere architetto. In pratica gelataia e PR del Quiver. Ma che bella professione. Ma guarda, una donna che si è fatta da sola praticamente. Eh sì, vive i gelati infatti. Iconi, ci piacciono. Però diciamo anche che qui, Boncri, sei in minoranza, perché sono tre PR del Quiver che sono in questa stanza. Salutiamo anche fortuna. Loris, che ciao Loris. Poi sicuramente giocherà con noi. Comunque possiamo dirlo che 27 anni non li dimostra. Non li dimostra per allora niente. In questo momento non la potete vedere, però no? Se andate sulla pagina Bravo. Facebook, abbiamo fatto una bella fotina, l'abbiamo postata, guardatela, ricercatela perché è single. Ma Boncri, tu hai scritto sul mio Facebook... Tu hai scritto sul mio Facebook, io ammetto, amo Giuseppe Boncristiano. No, l'hai scritto tu. Come fa? Non ho mica le tue password. Non potrei mai lasciare Facebook aperto. Senti, torniamo con Claudia. Segno zodiacale? Capricorno. Ah, c'hai le corna? Pure quelle, pare. Favorevole o contraria al riconoscimento delle unioni omosessuali? Favorevole. All'adozione da parte di coppie omosessuali? Favorevole. All'adozione da parte di single? Rifavorevole. Oh, dimmi un tuo pregio. Sono paziente. Perché sei venuta qui a Gay Day 2 soprattutto, sì. Dimmi un tuo difetto. Forse troppo testarda. Alla capacoccia. Dimmi una cosa gay, anzi lesbica direi. Lesbica non saprei proprio, guarda. Gay sì, mi viene in mente qualcosa di questo weekend. Tipo? Opla. No, spieghiamola. Se dobbiamo dirla perché... Spieghiamola a 30 secondi. Siamo andati al mare a casa di Claudia e giustamente che l'ha detto, guardate, io vivo in un paesino di poche persone, cercate di non sfrocizzare troppo. Poche anime, no? Appena Gabriele, il mio fidanzato, è sceso dalla macchina, fa... Opla! Giusto non per niente, è il tuo ragazzo, esatto. Voglio dire. Vabbè. Senti, dimmi una cosa etero. Una cosa etero, oh mio Dio. Non lo so, troppo difficile etero, non saprei. Abbiamo un ospite molto competente. Non saprei. Sai, ma... almeno i gay sono stereotipati, gli etero no. Vabbè. Salutami Gay Day 2 a modo tuo. Ovviamente scherzavo. Ciao Gay Day 2. Ciao amici. Vabbè, insomma, se però non c'hai voglia di stare qui, puoi anche andare in gelateria. Dovevo essere in gelateria, sono qui con voi. Mamma con la febbre. Ci ha preferito. Diciamolo perché lei ha mentito al suo capo, speriamo che non sia in ascolto in gelateria, e ha detto di avere la febbre per venire qui. Cosa non si farebbe per non lavorare? Vedi,
confusa e felice. Questa è la prossima canzone, lei è Carmen Consoli. Abbiamo deciso una playlist molto lesbica e Carmen Consoli ci ispira un po' di quell'atmosfera saffica. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/radiogaydei2, o WhatsApp 340-088-9363. Confusa e felice. Sono confuso pure io adesso. Sei felice? No. Meno male. Guarda, se c'hai proprio, ci lasci proprio questa suspense. Ma senti, ma ci arrivano dei messaggi, ci è arrivato WhatsApp, un whatsappino al 340-088-9363. Cosa ci scrivono? Se vai più piano lo capiscono anche gli altri. Allora dici? Dai, lo dico a mo' di voce hot. 340-088-9363. Non si è alzato nulla. Comunque c'è la zucchina. Molto hot. Claudia vuole andare in gelateria, io te lo dico. Parliamo sempre di quelle cose lì comunque. Vabbè, ci scrive Marco, un bacione grosso, grosso a Marco e Giuseppe. Mi dispiace non potervi seguire, ma grazie di tutto, Marco. Ci scrive anche Gina, ma buonasera, hot, ma dove? Gina, io gliel'ho detto, ma lui non mi ascolta. Niente, va bene. Allora, più forte di Claudia, lui. Possiamo dire che tu sei venuta qui a parlare di lesbiche, no? Sì. Così mi avete detto. Così ti abbiamo detto. Allora, possiamo raccontare un po' qual è stato, no, il tuo percorso? Tu ti sei sempre definita lesbica, hai avuto invece un passato eterosessuale. Raccontaci un po' della tua vita, perché la gente vuole sapere, vuole conoscere. Certo. C'è questa figa, no? Io ho avuto un passato eterosessuale, sì. Sì? Sì, fino a 20 anni. Con questi occhi da bambi, sì. Fino a 20 anni, più o meno. Ho avuto anche un ragazzo, sono stata anche fidanzata un anno. Ah. Innamorata. Molto? Molto, sì. Il mio primo fidanzato. E poi cos'è successo? E poi, vabbè, qualche dubbio c'è sempre stato. Mm-hmm. Dubbio c'è sempre stato e poi mi sono innamorata di nuovo. E di chi? Però di una donna. Ah. Sì. Era una collega gelataia, anche all'epoca facevo la gelataia. Quindi si rimane sempre in piccola. Tema di coni. Sì, sempre, ecco. Sempre tra i coni ci siamo innamorate, sì. Facendo però questa coni. Volta era una coppetta, forse. Sì. Ma smetti, Coppa C. Coppa C. La coppa champagne è la migliore. Questa roba qua ti ha scombussolato? Ma in realtà l'ho vissuto in maniera molto, molto naturale. Ero anche sorpresa di tutto ciò. Per quanto avessi avuto qualche dubbio, non mi aspettavo tanta naturalezza. E visto che hai vissuto, diciamo, sia la coppia etero, quindi l'amore etero, che quello lesbico, no? Qual è la differenza, se c'è stata per te? Ma all'inizio io non sentivo molta differenza, a livello di innamoramento perlomeno. Infatti per anni io mi sono definita bisessuale. Questa cosa è cambiata col tempo. È cambiata? Sì. E come è diventata? La definizione di me è cambiata, nel senso che io ora mi definisco lesbica. A tutti gli effetti? A tutti gli effetti, sì. E quindi non torneresti mai indietro? Ma non lo escludo, però questo non tangio il mio orientamento sessuale, ecco. Cioè, magari potrei trovare interessante un uomo, ma non quanto una donna. Quindi è più bello per te stare con una donna? È più bello stare con una donna, sotto tutti gli aspetti. E l'amore è uguale o è più acceso? È più acceso perché mi piace di più, molto probabilmente. Molto di più. Bene, dopo approfondiamo anche a livello prosessuale. Che sì, dici, Marco? No, carini. E durante tutta la canzone continui a dire: ma si usa lo strap-on? Sì, cos'è Brenda? Cos'è già? Adesso rispondiamo a tutte queste tue interrogative. Dopo voglio sapere nel sesso cosa cambia, ecco, con un uomo e con una donna. Però io invece ti faccio una domanda un pochino più intellettuale. Lasciamelo fare un attimo il figo. Vabbè, di turno. Sì, dai. se lo devi fare. Secondo te le lesbiche sono discriminate tanto quanto i gay? Secondo me no. Secondo me sono meno discriminate. Perché? Dagli eterosessuali, perlomeno. Perché? Ma non credo che sia bello il motivo per cui noi siamo meno discriminate, in realtà. Siamo donne, quindi non siamo così importanti come gli uomini. E quindi siamo anche meno discriminate per quello. Perché venite viste come un oggetto sessuale? Sì, se smettiamo di essere un oggetto sessuale non è così grave, ce ne sono altre. Se un uomo decide di non avere oggetti sessuali è uno stupido. Secondo te per una donna è più facile ammettere la propria omosessualità rispetto che per un uomo? Ti faccio questa domanda perché noi oggi abbiamo fatto la festa di chiusura dello sportello Caleidoscopio e da noi vengono una grande percentuale di donne rispetto che di uomini, no? E sembra quasi che vada anche un po' di moda adesso essere tra le ragazzine di adesso bisessuali o comunque avere delle tendenze omosessuali. Ma non lo so perché io ho una certa età, cioè sono un po' distante dalle ragazzine di adesso, però... No, non credo sia tanto diverso il coming out, perché il coming out ha a che fare con la famiglia, soprattutto con gli amici più intimi, quindi forse no.
no, sul coming out non credo ci sia grande differenza. Guarda, ti porto una domanda di una ascoltatrice. Ci dice: una mia amica mi ha detto che non saprò mai cos'è un vero bacio finché non bacerò una donna. È vero? Una donna che bacia bene, spero. Perché no, ci sono anche quelle che non ci sanno fare. Ci sono anche quelle che baciano proprio male, te lo garantisco. Vogliamo come dire, gli uomini. Vogliamo dire che in serata torinese esiste un esemplare chiamata lesbicozza. La lesbicozza è colei che si appioppa, no? E c'ha anche un alito un po' così. Ma vabbè, c'è anche la camion, se per questo. Ci sentiamo Lana Del Rey e questa è Raida, tra poco con Gay Day 2. Questa playlist lesbica è una lagna, mamma mia. Due canzoni, due lagnò. Sei tanto bella, Lana, però, ma cambia lavoro, Lana, per favore. Per favore. Fai un'altra cosa nella meglio vita. Meglio che rimani pecora, va? L'hai capito? No. Questa era terribile, Marco. Era terribile. Era terribile. Poi parlando di lesbiche, proprio a pecora. Poi non lo so, vi mettete a pecora? Va bene, no comment. No comment. E a proposito appunto di musica lesbica, il sondaggio di questa settimana, a cui prego ogni ascoltatore di Gay Day 2 di rispondere sulla pagina Facebook facebook.com/radiogay2, vi chiede appunto: la canzone più lesbica in assoluto? Beh, scrivetela, commentate, andate sulla pagina e commentate. E invece devo leggere i commenti che sono sempre arrivati sulla pagina Facebook. Matteo ci scrive: ciao belli. E Sofia ci scrive: oh Lana, ragazzi vi amo. Vedi, una che non ha capito un cazzo di musica. Benissimo. No, povera Sofia, povera ci Sofia. Scrive anche Pasquale su WhatsApp: un saluto a tutti i miei colleghi Pierre li presenti, vi mando un bacione. Ah, un saluto anche a Boncri, grazie Pasquale. Sei troppo buono. Ricordiamo comunque 340 0889363. Che a volte prendi anche tu delle iniziative, leggi tu i numeri. Bene, ma adesso quando riesco a infilarmi non vogliamo sapere dove. Ma adesso è arrivato il gioco di questa settimana, cara Claudia. Tu devi sapere che i nostri ascoltatori possono giocare con noi telefonando allo 011 814 0218. E in palio ci sono due premi. Se siete delle donne, ovviamente un'uscita a Lume di Candela con te, Claudia. Se invece siete degli uomini, abbiamo appena pubblicato sulla pagina Facebook la foto di Loris, che è un bono, che è un bono strato assurdo, single, quindi appunto potete presentarvi e anche candidarvi per telefonando al nostro numero. Potremmo chiedergli qual è la sua media. Qual è la tua media di lunghezza del pisello? Fai una cosa, un gesto, un 20 centimetri. Benissimo. Allora non adesso male, prego non in regia male. Di entrare nello studio di Chi vuole essere milionario. Grazie. Allora, cara Claudia, per una notte con Boncri. No, per carità. Anche se, non so. Basta, dai zitto. Un pensierino con Claudia. Che cos'è un conilingus? Anzi, un cunilingus. A. Un Pokémon. B. Un personaggio di Harry Potter. Sì, ma questa la so anche io. Stai zitto. Dai. C. Una pratica sessuale. D. Il nickname di Boncri su Gay Romeo. Allora ti ricordo che lo so che è molto difficile questa per te. Ricordo allo 011 814 0218, potete chiamarci e giocare anche voi, come sta giocando la nostra Claudia, per una pelliccia Annabella Pavia. Claudia, ti prego, vinci. Sono un po' indecisa tra il nickname di Boncri su Gay Romeo, che l'ho visto l'altro giorno e mi sembrava simile. Sì, c'è anche una foto in mutande, ricordiamo. Non è vero, non è vero. Bugiardo! Il Pokémon, sì, in effetti ce n'era uno che si lanciava, che poi... E che poi emetteva degli squid. Sì, si chiamava Squirtle forse. Ecco. Perché abbiamo detto che comunque assomiglia un po' a una vongola, no? Sì. Ma tu in questo gioco non devi giocare, forse non hai capito. Stai un attimo dietro le quinte. Poi Sei simpatico, Marco. Rispondo come risponderebbe Boncri, che lo sa: è una pratica sessuale. E la tua risposta definitiva? Sì, l'accendo. La rasiamo? Sì, la rasiamo. Sì. Ma ora spieghiamo quale tipo di pratica è. Esatto, spiegacela in 30 secondi. Ma non faccio lo farò mai, ragazzi, lo sapete già. No, allora, dai. Cosa consiste un conilingus? O cunilingus. A cuni. È praticamente, è una pratica orale. Sì, relativamente all'organo mi genitale femminile. Mi state divertendo molto voi due, vero? Sì, tantissimo. Ma adesso la dobbiamo ancora mettere. Hai mai fatto cunilingus tu?
No. Sì, guardalo. Marco, l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. Non sei più mio fratello, ciao. L'ho fatto. Allora, ragazzi, volete giocare anche voi? C'è Loris qui che sta aspettando mezzo nudo, quindi potete prenotarvi, ripeto, al numero di telefono. Ci arrivano dei messaggi su WhatsApp? Gina ci scrive, e per una drag con chi la mandate a cena? Anche lei vuole la cena. Con Boncrit. Con Boncrit. Di bocca buona. Eh sì, infatti, giusto perché sono a dieta. Senti, ma ti faccio un'ultima domanda, sempre rimanendo nelle pratiche sessuali, no? Poi dopo ci saranno anche altri giochi. Vabbè, ma poi ci sono gli approfondimenti. Senti, ma nelle lesbiche esiste l'attivo passivo? Sì, esiste. Purtroppo. Con che? Con tristezza lo dico. Perché? Sì. Perché io sono per la versatilità. Oh, nella vita, anch'io, in generale. Quindi, anch'io. Per l'adattamento e la versatilità. Vedi, andrei d'accordo con Claudia. Attiva è quindi colei che... Colei che agisce, diciamo. Colei che cunilingua. Cunilingua. Passiva è colei che riceve. E ci sono delle donne che ricevono solamente? Certo, sì. Eh sì, sono un po' come te, Marco. Ma cosa stai Tu dicendo? Prendi tutto. Beh, vabbè. Tutto lasciamo. Quello che passa. Ma sei prima hai detto a Loris toccami il culo, dai, che sta lì dietro. E beh, fa sempre piacere comunque. Ascoltiamoci, I am dead power. A tra poco con gay2 www.facebook.com/radiogay2. Aspettiamo i vostri commenti, soprattutto dal mondo femminile, perché io e Bogri siamo un po' in difficoltà a trattare questo argomento. Un pochino. Vi ricordo il nostro WhatsApp 340-088-9363 o il numero di telefono 011-814-0218. A tra poco, perché c'è la rubrica di William, colui che torna dalla Cambogia finalmente e ci parla però di una roba seria stavolta. Tra poco con gay2. Torniamo in diretta, sono le 21.33, questa è gay2, ovviamente siete sulle frequenze di gay1, ma prima... periodo tamarro adesso. Beh, visto che ci siamo, ricordiamo il Twitter. Chiocciolina gayday underscore 2. Ma era M consiglio 2 una Assolutamente volta? Assolutamente no, al massimo chiocciolina boncri 1. Ma senti, mi spieghi un secondo che Claudia mi raccontava, anzi forse è meglio che lo spieghi Claudia, che l'altra sera, mentre eravate in una nota serata torinese, gli hai scaffeggiato il culo, che Claudia, e lui si è eccitato. Allora, prima a un nostro amico Alessandro e poi a me. Ma sì, mi è piaciuto molto. Ripetiamo, ti prego. Continuo a trovarvi molto simpatici oggi, tutti e due, grazie. Sì, è successo. Stavamo scherzando tra amici, si fa. E infatti io mi sono preso bene. Ci sono dei video compromettenti, ricordo sempre. Va bene, va bene. Adesso abbiamo in diretta telefonica lui, Willy, con le sue perle. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Innanzitutto dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a William. Grazie. E te lo facciamo in diretta dalle nostre frequenze perché oggi è il suo compleanno. Grazie. Tanti auguri. Faccio a chi tanti anni. Willy ha? Quanti ne fai? 15. 15 di culo, va bene. Allora, no. Allora William, di che cosa ci parli questa settimana? Allora, io di solito parlo di cose scherzose, invece questa settimana parliamo di un argomento serio. Mm. Parliamo dell'aggressione avvenuta tra il 7 e l'8 luglio al Parco del Valentino di fronte al Cacao. Bravo, perché ne abbiamo anche parlato prima, era il caso che approfondissimo un po' la notizia. Cos'è successo? Eh sì, allora, sono stati... volevo fare un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente. Sì. E hanno fermato questi quattro uomini che... La cosa grave è che sono tra i 20 e i 24 anni, quindi non sono... Cioè, sono ragazzi più o meno nostri coetanei. Sì, che fa ancora pensare che, insomma... Appunto, che ci sia un problema sociale. Esatto. E la cosa importante è che non è l'unica aggressione avvenuta ultimamente, ma ce ne sono state altre due. Ah, sì. Ai Giardini Reali, con un lancio di sassi, e in Piazza Vittorio, con degli insulti a due ragazzi che andavano mano nella mano. Vabbè, e senti, ma tu che sei comunque... Hai sempre vissuto la tua sessualità tranquillamente, William, no? Questo tipo di situazioni ti mettono della paura, dell'angoscia? Ma sai, più che paura e angoscia mi mettono in imbarazzo, perché quando io ho intervistato in settimana due ragazzi che non sono stati aggrediti, o meglio sono intervenuti e successivamente sono stati aggrediti, e trovo questo molto moralmente di stampo più elevato, perché loro hanno deciso di intervenire in soccorso di due ragazzi che potevano essere io, te o Claudia. Il che, voglio dire, è una cosa molto positiva, no? L'unione, sì, fa la forza. Appunto, è questo che mi ha sconvolto, c'è l'indifferenza delle persone che non hanno fatto niente. Mi hanno raccontato che ci sono stati alcuni che hanno continuato a mangiare il panino tranquillamente, come se nulla fosse.
Ed erano persone che comunque nostri simpatizzanti, nel senso che erano comunque gay o comunque gay friendly, perché uscivano tutti dalla stessa serata, credo. Forse a volte bisogna avere il coraggio, no, di esporsi. Molte la paura. E molte persone magari non ce l'hanno. Non vanno assolutamente biasimate né tanto più condannate. Però, insomma, se tu fossi stato lì, William, cosa avresti fatto? Allora, ti devo dire la verità, potrei fare l'eroe e dire io sarei intervenuto sicuramente. Bisogna trovarsi nella situazione, senza dubbio. Però davanti a una cinghiata non so se proprio sarei riuscito a rimanere indifferente. Claudia, tu come la vedi questa situazione? Ne parlavamo prima di entrare in puntata, vuoi commentarla brevemente? Ma sì, io ero lì fino a poco prima che succedesse, in realtà, perché uscivo anch'io dal Quiver, quindi sono andata a casa poco prima. L'ho trovato molto strano, mi ha lasciato molto allibita. Torino è una città in cui mi sono trovata benissimo, ho vissuto anche in un'altra città, a Genova, arrivo dalla Liguria, quindi conosco altre realtà e... Non avevo mai sentito di nessun amico, di nessun'altra persona omosessuale discriminata, insultata per strada. Addirittura un'aggressione così mi ha lasciato molto sconcerto, molta amarezza. Possiamo però, William, dare un'indicazione a tutti quanti che forse in alcuni posti, ahimè noi tutti vorremmo vivere in un ambiente friendly totale, no? Però dobbiamo a volte anche scontrarci con la realtà che questo non avviene, non capita. In alcuni posti forse è meglio sempre andare in gruppo, no? Sì, ma non erano soli, cioè questo che mi stupisce, erano due ragazzi che... Cioè, la cosa che mi spaventa di più è che la settimana prima c'ero io a quell'ora in quel bar. E c'era anche Bonkri che sboccava. Non è vero! Non è vero! Non è era vero, lo stesso smettiamo. Bar, Giuseppe, dai! Ma non è vero che sboccavo, dai, smettiamo. Perché mi fate fare queste figure? Al massimo mangiavo un kebab. Ecco, allora, William, possiamo dire che forse è meglio evitare certi posti e... Quando uscite dal cacao la domenica sera, andate da zia Silvi in Corso Massimo. O da Don Panino da Loris. Va bene. Ecco, va bene. Che sono posti più tranquilli. Va bene, andremo tutti a mangiare un panino da Loris. Oppure bravo, stiamo William. A dieta, vero William? Noi siamo a dieta, vabbè. Berremo una bottiglietta d'acqua. Bene, infatti faremo così domenica io e te. Ascolta, per cambiare argomento così siamo un po' più soft, come lo festeggi questo compleanno? Come l'hai festeggiato? Allora, l'ho festeggiato domenica al Quiver. Ecco, proprio per non farci mancare nulla. Ecco, proprio. Con un bianco e nero. E poi ovviamente festa in casa tra poco, perché gli invitati arriveranno alle 10, quindi a breve. Ma magari potresti telefonarci durante la festa. Vediamo un po', vai, se riusciamo a farlo. Dai. Va bene. Allora, invece noi ti dedichiamo questa canzone per il tuo compleanno. Purtroppo la playlist è lesbica, questa ci abbiamo. Ivy Cross, loro sono i Gossip. William, grazie mille per il tuo collegamento. E ricordo a tutti quanti che esiste una pagina Facebook, facebook.com/radiogaydei2. Esiste anche una chat, dovete cliccare la chat di Gaydei2 proprio sulla pagina. Ed esiste il WhatsApp, non ci state scrivendo, al 340-088-9363. O potete telefonarci per vincere una notte con Loris o con Chiara. Adesso è una notte, non è più una cena. Claudia, scusa, 011 814 0218. No, è Chiara, è Claudia, tra poco con Gay Day 2. Caro Bonkri, la foto di Loris sulla pagina Facebook facebook.com/radiogay2 c'ha 1000 mi piace, cioè una roba proprio, la poi l'hanno stata ricondivisa. Poi quando uno è buono è buono, vedi, meno male. È il mio fratellino. Ma sai, sì, vabbè, basta. È il mio fratellino. Abbiamo capito. Ma sai, quando uno poi ha il sangue misto, perché lui è svizzero, novi, colombiano, Molisa, di tutto proprio. Ah, tra l'altro salutiamo la comunità argentina che basta. Ci ascolta. Ma come basta? Senti, invece tu volevi... Dovresti essere contento. Tu volevi salutare invece un'altra ma persona. Ma sì, assolutamente. Architetto Consiglia, che ci sta ascoltando in questo momento, in diretta su RV1. Si chiama così davvero? Si chiama così. Può essere forse un tuo parente con qualcosa in più. Consiglia. Visitate il suo blog, il suo sito. Proprio gratis. Sì, dai, lui ci ascolta, quindi www.architettoconsiglia.com. dacci sordi perché abbiamo fatto la marchetta. Possiamo tornare a parlare di serietà e continuiamo a parlare con Claudia, che ricordo che lei è anche una grande architetta. È vero, lei è una grande architetta. Tetta forse meno, però tanto. E vabbè. Senti, allora
A volte in questa società maschilista le figure di riferimento per la comunità LGBT sono spesso degli uomini, no? È difficile, è più difficile, è più raro vedere delle donne. E invece tu rappresenti proprio l'eccezione, no? Perché, insomma, hai non solo fondato, correggimi se sbaglio, un'associazione, non fondato, creato, consorziato. Ci sono arrivata quando stava nascendo. Ecco, hai aiutato a creare. Ho aiutato, ho visto la creazione. Ma sei molto attiva dal punto di vista dei diritti LGBT. E non solo. Lei è versatile, ricordiamo. Ma quindi ci parli un po' della tua esperienza in associazione? Sì, io quando sono arrivata a Torino, in realtà per affacciarmi al mondo GLBT, ero andata su un forum unito GLBT e da lì ho conosciuto La Giungla. La Giungla era un'associazione che era appena nata, l'hanno fondata un gruppo di ragazze, era 2010, credo, 2000, no forse anche prima, 2009, ed era molto attiva in campo universitario soprattutto. Ma io mi ricordo che era un'associazione queer, giusto? Era un'associazione queer, anche se era, in realtà gli associati erano quasi tutte ragazze, c'erano pochissimi ragazzi gay, però sì, si definiva queer. È molto interessante, no? Noi non abbiamo mai trattato a Gay Day 2, forse alcuni dei nostri ascoltatori non conoscono la filosofia queer perché è una filosofia molto particolare, molto bella, insomma. Noi l'appoggiamo. Che cosa? La filosofia qui. Tacci, che non sai manco cosa vuol dire. Bene. Ma è continuata La Giungla? La Giungla è andata molto bene, secondo il mio punto di vista, per 2 anni e poi non c'è stato il ricambio generazionale che doveva esserci perché continuasse a funzionare. E non hai baccagliato abbastanza. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta a portare nuove leve. Ecco. Comunque, visto che Marco si fa il figo, cos'è la filosofia queer? Adesso è molto difficile da spiegare, certo, è molto lunga. Certo, è molto lunga. Certo, certo. Coloro che non vogliono etichettarsi, diciamolo un po' così. Sì, più o meno. Vabbè, è detta proprio in non più di 10 righe. E hai continuato? Ho continuato e sono entrata poi nell'associazione Cuore, un annetto fa ormai. E sì, ho scelto fra le varie associazioni che ci sono a Torino, sono tante, e era quella che secondo me poteva rappresentare di più il mio pensiero e quindi in cui mi potevo rispecchiare meglio. C'era appena stata la campagna Vorrei ma non posso, devo dire che mi aveva molto colpito all'epoca. Senti, vuoi dare un consiglio alle nostre ascoltatrici che magari vogliono iniziare, no? A parlare, no? Di associazionismo, a vedere cos'è questo mondo, no? In realtà tutte le associazioni torinesi secondo me sono molto aperte e facili da contattare, quindi possono benissimo mettersi in contatto con noi. Sì, ma mentre il nostro ospite dice una cosa seria, non puoi sventolarti sotto le ascelle. Non ce la faccio più, sto morendo di caldo, scusate. Ho capito, ragazzi. Vabbè, lo so. Io cercavo di capire se era un gesto di disapprovazione proprio, no. Mi dicevo, invece ma non è una fatti suoi. Non è una cosa carina, dai. Vabbè, scusa Claudia, continua. Figurati, no. È molto semplice, basta che si metti in un contatto con qualcuno delle associazioni, ci sono i profili Facebook, ci sono i siti, quindi. E si conosce Baccaglia? Ma non lo so, sì. Tu hai baccagliato in associazione? No, mai, in associazione mai. Va bene, allora fatelo per la giusta causa, non per baccagliate causa. Voi. Baccagliate voi. O baccagliate Claudia. Esatto. Ma basta. Allora, adesso ci ascoltiamo invece via Le mani dagli occhi. Ma sì, Denegrama, bellissima questa canzone. Vabbè, a tra poco, perché parliamo con Claudia invece proprio di sesso. Ma sei contento, Boncri? Solo domande a raffica finalmente. Sul sesso. Per Claudia, per le lesbiche, per tutte voi. Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai usato chiedere sul mondo saffico. A tra poco. Domani. Yeah. Dai, sono dei fighi. I Negramaro sono dei veri fighi. Tu ti vuoi far toccare le mani o altro? Il culo. Allora, senti. Visto che Claudia è un po' restia a parlare di sesso, no? Davanti ai microfoni, ovviamente. Davanti ai microfoni. No, ma fidati, la convinciamo. No, però io voglio saperne di più sui strapponi. Prima, ecco, apposta proprio per te, ti faccio giocare al gioco. Guarda, facciamo così introduciamo. Giochiamo al gioco. Introduciamo l'argomento. Prego. Dai. In regia, grazie. Allora, caro Boncri, per una notte con Loris che non ha voluto partecipare al gioco, lo dico subito. È timido. È timido, però fagli togliere la maglietta, va? Allora, quanto costa
mediamente uno strapon. Ah, sai cos'è uno strapon? È quella cintura fallica che non necessariamente le lesbiche, ma spesso la indossano per fare le attive. Vabbè, diciamo questo, visto che tanto poi Claudia non lo vuole dire, è nato come oggetto sessuale per gli eterosessuali lo strapon, ecco. Lo sapevi? No. Eh sì, perché molti uomini eterosessuali hanno desiderio di essere penetrati dalla propria donna tramite questo oggetto fallico. Davvero, Claudia? È vero. Hai visto che storia? Una volta prima, una volta non esistevano certe cose. Mia mamma mi diceva che queste cose non esistevano. Sai che a chi vuole essere milionario esisteva il gioco il dito più veloce? Ma quando è veloce non ci piace. Allora dai, siamo seri. Per una notte, vabbè, con Loris. Con Loris. Che sarà molto contento. Quanto costa uno strapon? Ah, dai 20 euro in su, dipende dalla dimensione del pirulo. B, dai 50 euro in su, ma solo se vuoi una lesbica mini dotata. Eh beh, ovvio. C, dagli 80 euro in su, dagli 80 euro in su. Alla fine è un fallo di gomma, ma che almeno sia un signor fallo. Cavolo. D, le lesbiche non usano strapon. Allora, le lesbiche aspetta, lo usano. Devi dire A, B, C o D, non è che devi stare lì a parlare della prosopopea. Ma dobbiamo fare proprio come al milionario, no? Sai che riflettono, parlano. Pubblicità! E poi pubblicità. Secondo me costa tanto, sai? Costa davvero tanto, quindi direi da C. Dagli 80 euro in su? Sì. È la tua risposta definitiva? Accendiamola e bruciamola. L'accendiamo, Claudia? Puoi dircelo tu? Sei mai andata in giro a vedere così con una tua amica magari? Per caso. Per caso. Mi hanno raccontato che... Sì. Infatti sì. Non mi accompagni giovedì in un certo posto. Vogliamo anche dire, fare pubblicità gratuita, visto che l'abbiamo fatto per l'architetto con figlia. Certo, facciamolo anche. Quanto costa? Costano tanto se si vogliono... Dagli 80 euro? Sì, anche. Sì, Boncri, dai. Loris, spogliati, andate in camerino. Allora, io declino l'offerta e però passo la mia notte di sesso con chi preferisce Loris. Vabbè, allora, senti. L'ha vinta qualcun altro. Cos'è insomma. Brenda? Brenda! Brenda è un personaggio di Beverly Hills, 90-210, me lo ricordo, va alla frangia. Smettiamola. Allora, esiste Grindr, esiste Bender, esiste pure Brenda. Cos'è? Vero. Quindi è proprio una roba tipo solo sex ora, sex now? Ma no, sì, però nasce così, sì. Ci sono delle porcone praticamente sopra. Ci sono tante persone sopra, tante donne, anche uomini che davvero? Non dovrebbero, sì. Infatti io mi sono appena iscritto, perché visto che non ho molta fortuna con gli uomini, per la carità, ho detto magari ho più fortuna con le donne. Ti mancano delle cose, le tette e c'è una roba in più. E vabbè, ma le tette la risolviamo e quella cosa in meno forse. Va bene, tu no. Continuiamo a parlare con... Comunque faccio il passivo, se sai volete. Che a me le lesbiche, mi dicono sempre le mie amiche lesbiche che loro non utilizzano però strapon. È vero che andate molto più sul sesso orale di mano? Gioco di mano. Gioco da villano. Esatto. Sì, è vero, nel senso dipende dalla lesbica, dipende dai gusti sessuali che si hanno. Ci allora, sono alcune lesbiche che non l'hanno mai utilizzato, che non hanno neanche intenzione di utilizzarlo. Tra le mie amiche ce ne sono molte. Ma facciamo così, senza parlare di te, no? Sì, perché certo. Parliamo delle perché ancora non si è capito. Tu in questo momento sei assessuata, ok? Parlaci delle varie tipologie di lesbiche. È vero, dai. No, che cosa brutta. Vabbè, lo so. Va bene. È una cosa stereotipata. È molto stereotipata. Però facciamola. Dai, diamo qualche spunto a chi proprio di lesbiche non ne sa nulla. Siamo un programma trash. Allora diciamo che... Cioè, parliamo degli stereotipi lesbici. Okay. Esatto, okay. Esatto. Lo stereotipo numero uno. Quella che voi chiamate sempre. La camion. La camion. La camion. E come fa sesso la camion? No, vabbè, adesso non... Con un tir? Sì. Io alcune le chiamo anche Amiat. Sì? E sono grosse. Lasciamo parlare Claudia. Puoi tacere due no, secondi. Però, comunque, vabbè, comunque. Amiat è carino, credo che lo riutilizzerò. Vabbè, io qualcuno la chiamavo Iveco, per esempio. Quindi la camion ha solitamente i capelli... Corti. Si vestono molto maschili. Sì. È grassa. È grassa a volte, sì, spesso. E quella è l'Amiat, quella è l'Amiat. Quella è l'Amiat, sì. Sì, e poi? E poi di solito ha modi molto maschili e anche un po' tamarri. Ecco. Quindi camicia da boscaiolo. Esatto, sì, la flanella proprio. Ok, e questa è la camion della più riconoscibile e visibile. Poi? È quella che tutti conoscono.
Non è che ci siano molti altri stereotipi. C'è la lesbo chic. Sì, c'è l'iperfemminile, sì. C'è quella insospettabile. Ma lei è tutta tettona, con i ricci, capelli lunghi, insomma occhi azzurri, cose del genere. Stai descrivendo qualcuno che conosci? No, sì, ma... Senti, ed è vero che come da noi si scrive sempre in chat solo maschili, maschile per maschile? Anche voi scrivete sì, maschile anche per maschile? Sì, anche su Brand ho visto molte descrizioni in cui si richiede no maschili. Si parte. Sì. Si parte. A te piacciono più femminili, maschili? A me piacciono più femminili. Ah. Quindi Marco. Esatto. Marco è la mia lesbica ideale. Allora, visto che tu fai anche la PR in questa serata in cui noi non siamo mai andati, ci ascoltiamo la sigla. Adesso te la facciamo bene ripassare, perché tu hai a volte hai qualche problema sul palco, vero? Ma adesso la sputaniamo così. Ma adesso andiamo insieme. La domenica prossima questa è Open Glory di Mans Zermelow. Vedervi ballare tutti quanti la sigla così già mi metteva caldo prima, adesso c'ho proprio afa. Non ti senti emozionato? Io sono molto emozionato. Claudia la sapeva tutta. Si sì. Vede che sei emozionato. Si vede, infatti. Va bene, va bene. Voi non potete vederlo, ma... Ma infatti. Allora, cara Claudia, parliamo del tuo coming out. Il tuo coming out, visto che è un coming out, insomma, di una lesbica, volevo sapere se era uguale al coming out di un gay. Beh, sì, l'ho detto, quindi l'hai è uguale, detta, direi. L'hai detto. L'ho detto per primo ad alcuni amici e amiche, poche. Poi vivevo la mia storia con quella ragazza di cui mi ero innamorata, la prima. Una storia stata molto lunga come storia. E per 2 anni e mezzo lo sapevano alcune nostre amiche, molto intime, e nessun altro. Sì, siamo state proprio nascoste per velate. 2 anni, per 2 anni e mezzo. Ma scusa, sì. Ma quindi andavate in giro, non vi tenevate in mano per la esatto. mano? Esatto, sì sì. Che brutta era cosa. Stata una cosa molto brutta, infatti andavamo in giro pochissimo. Eravate solo a casa da restaponna, no. Bene. Adesso, non definirla così, un po' brutto. Ma perché poi dopo anche due anni... lei non era, lei era dichiarata? Non era I dichiarata. Suoi genitori sapevano in realtà, ah, okay. Quindi perlomeno quando eravamo a casa sua i suoi sapevano, l'ambiente era molto tranquillo. I miei l'ha saputo 2 anni e mezzo dopo e gliel'ho detto così, gli ho detto in realtà Fabiana è la mia ragazza, non è la mia amica. Perché tu l'avevi già portata? Sì, perché casa. Io la portavo a casa come un'amica, quindi i miei la conoscevano così. Che è capitato? L'amica intima. Diciamo che subito non è stato molto facile, la reazione più brutta forse l'ha avuta il fratello, che in realtà è giovane. Perché tuo fratello? Sì, mio fratello ha 10 anni più di me, però ne ha 38, ora 39. E lui non subito ha avuto una bella reazione, poi boh, con la moglie hanno parlato, hanno cercato di rimettermi sulla retta via. Hanno cercato di capire se io fossi confusa, fossi stata turbata da Fabiana o fossi stata turbata dall'esperienza. Oh, caspita, quando uno dice quello ti ha traviato, mamma mia. L'ho quante già volte passato. Me l'hanno detto? Quante volte l'hanno detto a me, tesoro? Beh, sei gay e colpato, guarda. E poi invece mamma e papà, piano piano, all'inizio... Diciamo, mia madre quando l'ha saputo, dopo i miei 45 minuti di vorrei dirti una cosa, ma dopo che l'ha saputo era sollevata, perché pensava mi avessero violentato. Cioè a quel punto, per la difficoltà che stavo avendo nel dirglielo, pensavo. Quindi è stato un sollievo per mia mamma subito. Vabbè, ah, dopo, ma sei solo lesbica, dopo qualche potevi tempo, dirlo prima. Solitamente la reazione che il ragazzo teme di più, almeno la reazione che temevo più io, era quella di mio papà, ti dico la verità. Sì, anche io. E come l'ha presa? E mio papà subito l'ha presa maluccio, diciamo che sembrava che gli stesse venendo un infarto, è diventato verde, giallo, di tutti i colori. Poi, però, mi ha detto delle belle parole, cioè mi ha detto delle belle cose in realtà. Detto, piangendo di perché io piangevo, naturalmente, sì. No, perché non ti voglio deludere. Mi ha detto, tu non mi deluderai mai, perché sei mia figlia, lo rimarrai sempre, quindi ti voglio bene. Beh, comunque, quindi è stato bellissimo. Dai. Devo ammettere che. E poi devo dire che quando ha visto noi sabato arrivare. Ben 5 anni dopo il coming out, grazie al cielo. Ben 5 anni dopo il coming out, arrivare con canotte, borsettine, tracolline. Capelli ingellati, dicendo opla, dicendo ma quel tipo della sauna ti piaceva proprio, cose del genere, perché questo era il clima. Oppure volete del salame, questo vi faccio il papà scena, il papà dice vi faccio assaggiare un salame che non avete mai mangiato, e Pasquale dice a un certo punto figurati.
questo è per dire il clima che sabato sera era lì, pervadeva quella stanza. Sì. E però è bello. Quindi sì, dopo i 2 anni iniziali di qualche difficoltà a parlarne ancora in casa e tutto, devo dire che adesso i miei l'hanno presa molto bene, poi ora sono dichiarata apertamente, lo sanno tutti, quindi ho fatto anche coming out in gelateria nel nuovo posto di lavoro da poco. Quello in cui adesso sei malata con la febbre. Sì, pebbre. Esatto. Senti, domanda, cosa consiglia alle ragazze, perché noi abbiamo tante di ascoltatrici, che sono lì indecise, non sanno veramente cosa gli piace, non sanno cosa dire, se fare coming out, il coming out migliora, peggiora? Io credo che molto faccia il rapporto che si ha, ma se stiamo parlando di famiglia, con la propria madre, il proprio padre, se c'è buon dialogo, io dico ditelo, perché anche se non fossero certe, anche se fosse una fase, anche se poi in effetti non fossero omosessuali, io credo che permettere ai propri genitori, quando si ha magari 16 anni, 17 anni, anche pochi di più, di partecipare a questa cosa che è molto forte, molto impegnativa, possa aiutare. Sì, sia un buon dialogo. Dai, ascolta, Bonkri, la presenti tu sta canzone? Ah no, abbiamo un messaggio su WhatsApp. Io volevo tornare un po' su un argomento un po' hot. Aspetta, prima sì, non è colpa mia, però. Sentiamoci prima lei. Ci ascoltiamo prima, prima la canzone. Lei, dai, vai. Allora, vi presento una cantante che è molto amata dalle lesbiche, l'ho scoperto in questi anni. Lei, Anastasia, con Left House Alone. Vi ricordo la pagina Facebook, facebook.com/radiogay2. Basta! E chiamateci allo 011 814 02. Abbiamo finito? Se non metti Anastasia una volta ogni martedì non sei contento. Non è vero. Dai, adesso dici bugie. Stai dicendo bugie una volta al mese. Vabbè, senti, allora, mi hai detto prima della canzone che era arrivato un messaggio su WhatsApp. Un WhatsAppino. Ricordiamo il numero 340-088-9363. Dai. Più veloce, La prossima volta più veloce. Ma visto che le lesbiche non sono dotate di pene al naturale, come funziona? Cioè, fanno tipo l'autoscontro? Si tamponano o cosa? Questo è il messaggino arrivato da Vergine d'Oreste. Ci starebbe un jingle. A me piace ficcare, ficcare il naso dappertutto, ficcare per conoscere. Appunto, ficcando. Deve rispondere Claudia. Ma come ficcate non avete la materia prima, ecco. Ma io mi domando, ma voi usate solo il pene quando fate sesso? No, anche il culo. Ficcare, ficcare. Ci sono c'è anche la bocca, ci sono tante cose. Ci sono tante cose, sono le mani. Meglio con un uomo o con una donna? Ma per me è meglio con una donna. Direi per voi meglio con un uomo. Oggi siamo però un anno ci sei stata con un uomo. Ma sì, mi ricordo molto bene, era piacevole. Hai raggiunto il piacere supremo. Sì, assolutamente. Però non avevo problemi donna. Sessuali con lui. Forse è proprio una cosa mentale, no? In testa. No, è più mentale, sì, ma anche fisica, mi piace di più. Ma vi mandate le foto porche su Brenda? Ma qualcuna mi è arrivata, devo dire la verità. Perché da noi tipo... Però è molto, molto meno usuale di quanto non lo sia per voi gay, che lo fate in continuazione. Senti, vuoi ancora giocare al gioco? Dai, sì, dai, giochiamo. Dai. Entriamo nello studio, va. Mamma mia, che caldo. Tu. Voleva giocare al dito più veloce, ma non ce l'abbiamo. Allora, qual è la professione più lesbica per eccellenza? A. Architetta. B. Camionista. C. Suora carmelitana. D. La ginecologa. Dio, servirebbe un sondaggio forse per rispondere. Tra parentesi, ricordo che sulla pagina Facebook facebook.com/radiogay2 abbiamo il sondaggio, vi abbiamo chiesto qual è la canzone più lesbica in assoluto per voi, rispondete. Allora, so che è molto difficile. Io sono molto tra camionista e ginecologa. Come l'andrologo per il gay. Guarda, non spaventiamo però le donne etero che sono in ascolto. Adesso non è che tutte le ginecologhe che incontrerete saranno lesbiche. Puoi vincere una notte con la lesbicozza, infatti. Ah, che bello. No, direi la suora carmelitana, è giusto? Vinci una notte con Gina Lella Frigida. Se no le drag non vincono mai. È vero, una notte con Gina, dai. Che tra l'altro ci chiede la foto di Loris senza maglietta. La possiamo mandare, Loris? Forse è interessata a Loris, Loris direi. Ci sorride, ma niente, vabbè. Comunque potresti venire poi al microfono dopo, eh? Sì, ha detto di sì, meno male. Dai, mandiamo la tua Gina, dai Claudia. Beh, non distruggiamo gli stereotipi. Quindi? La camionista. È la tua risposta definitiva?
Sì. L'accendiamo? E accendiamolo. Brava, 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 anche perché la ginecologa anche a me aveva un po'... E infatti Claudia cosa fa? L'architetta. Ma senti, ma la tua ginecologa è lesbica? No, io ho un ginecologo maschio. Ah, ecco, ti piace esempio. Vincere facile. Va bene, ascoltiamoci America, lei Gianna Nannini. Ci volete raccontare cosa state facendo in questa calda serata estiva? Al 340-088-9363 oppure telefonateci al 011-814-0218 oppure c'è sempre la pagina Facebook, facebook.com/radiogay2. Vi vogliamo caldi, vi vogliamo caldi. Concri, è arrivato il momento dei saluti. Dobbiamo salutare ovviamente tutti i nostri amici. Il venerdì il Banana Mia al Patio, il sabato Baciami Stupida e infine la domenica il Quiver al Cacao. Meravigliao. E poi salutiamo anche il Rumore, soprattutto che il giovedì fa la pericena. Fa la pericena, poi dobbiamo salutare starvoices.it. Un bacio a Davide. E soprattutto salutiamo il Garage Club. Giusto? Un bacio. Allora, adesso c'era arrivato un messaggio su WhatsApp. Sì, ci scrive sempre la Vergine. Per la carità. Ginecologa, ma te ne immagini una lesbica ginecologa? Che sfiga, cioè come una barista, quando arrivi a casa e pensi, se solo vedo un altro caffè. Non credo sia proprio la stessa cosa però, eh? Allora, noi abbiamo tracciato un po' di stereotipi, pregiudizi sulla figura della lesbica. Vorrei che tu ci dicessi vero o falso e l'argomentassi un po', cara Claudia. Sì. Allora, ad esempio, si dice spesso che le lesbiche tradiscano di meno rispetto che una coppia gay. Beh, e se il confronto si fa con i gay, secondo me sì. Ah, secondo me sì. Perché? Ma perché io ho molti amici gay. Ah, quindi sono una questione di sondaggio. Statisticamente credo che... Ma poi in realtà dipende, perché anche il gay che si fidanza può essere fedele, ne conosco tanti e tutto. Per... Però se faccio un confronto, sì, tradiscono di più gli uomini. Per la questione che gli uomini sono più ormonati e le donne invece sono più come un amore mentale. Ma non so se è una questione mentale. Forse noi abbiamo ancora un po' di più lo stereotipo della coppia che deve funzionare. Siamo più materne in questa cosa, vediamo più la importanza. Coppia. Dovete, deve essere tutto perfetto. Deve essere tutto perfetto. Sì. E deve funzionare. Quindi piuttosto si scende sempre di più a compromessi. Sì, credo che siamo più disposti a scendere a compromessi di voi. Sono possessive le lesbiche? Ma sì, poi dipende, sì. Tu sei possessiva? Io abbastanza, sì, abbastanza. Quindi non può uscire, per esempio, se tu mai ti fidanzassi... No, può uscire, però diciamo che patisco un po'. Quindi se sono tu mai, gelosa. Se tu mai ti fidanzassi, no? Oddio mio. Ecco, e la tua fidanzata, la tua fidanzata starebbe sempre lì nelle serate amiche ma o al no, quiver, assolutamente no. Sono anche però possessive con l'amicizia, non ho notato io questa cosa. Sì, anche con l'amicizia. Ma forse fa più parte dell'animo femminile che dell'animo lesbico in sé, cioè. È vero che le coppie durano di più? Sembrerebbe di sì. Più che altro è vero che le lesbiche quasi sempre sono fidanzate, tutte. Sono tutte fidanzate. È vero. Quindi non è così vero che non tradiscano, anche perché, voglio dire... Anche perché io comunque conosco delle lesbiche che tradiscono, devo dire, hai voglia, che si scrivono su Brenda senza la foto del esatto, viso. Esatto, sì. Quelle sono le peggiori. Com'è una foto? Ma è una storia complicata. Vanno in branco le lesbiche, vero? Molto spesso. Cioè, spesso. Avete questi gruppi solitamente chiusi. In cui viviamo, piccole famiglie. Esatto, chiusi, in cui l'individuo che entra si trova molto a difficoltà, no? Per entrare c'è una selezione. Lo dici tu perché magari ci hai provato a entrare in in qualche gruppo lesbico, ma anche altre donne mi raccontavano che entrare in nuovi gruppi è difficile, no? Perché si creano delle faide del genere. Succede un po' di tutto nei gruppi lesbici. Ah. Soprattutto il lesbodrama. Il lesbodrama è sempre lesbodrama? Comune. Il lesbodrama è per noi un mantra, cioè fa parte del mondo lesbico. Tu metti quattro lesbiche in una stanza e succede un lesbodrama. Cioè, sì, capisco. Spiegalo però perché. Succede che così. Ci sono due lesbiche che stanno assieme, sicuramente. Se sono quattro, c'è una coppia, sicuramente. Sicuro. Le altre due, una disturberà la coppia. E l'altra è l'amica. L'amica che va a riferire, che l'altra ha disturbato la coppia. Beh, allora non cambia molto dalle coppie. No, gay. Infatti. Direi che più o meno. Siete aggressive, antipatiche. Oh, questo ce lo dicono molto. Soprattutto i buttafuori. A quanto pare dicono che nelle serate gay le risse le fanno solo le lesbiche. Come mai questa roba qua? Ah, non lo so. Ci sono molte lesbiche che in effetti ricordano un pochettino il bulletto delle superiori, eh. Cioè, c'è da dire che... Minchia. Questo animo, esatto. Un fattore di supremazia proprio forse legato al genere femmina.
Ma perché secondo me nella prima fase, quando ci si scopre lesbiche, ci si identifica un po' con gli uomini. Ma gli uomini, ma non l'uomo, cioè con l'uomo becero, quello un po' stereotipato a sua quello volta. Un po' di Falchera di Torino. Esatto, quello aggressivo e tamarro, no? Ecco. E quindi, boh, secondo me anche persone che poi evolvendosi non rimangono così, all'inizio sono un po' aggressive. Quindi anche se sei di Mirafiori, devono dimostrare di essere forti. Siete porche. Ma questo ce lo dicono sempre i ragazzini quando andiamo nelle scuole. Ma i ragazzini? Uomini? Sì, uomini, delle lesbiche sono porche. Ma forse perché perché le ragazzine cercano di farsi accettare dagli amici maschi, dai. Può essere. Forse per quello. E niente, invece l'ultima cosa che ci devi spiegare è questa lotta intestina tra gli omosessuali maschi e le omosessuali femmine. Le omosessuali. Perché, insomma, a volte è vero, c'è un pregiudizio tra entrambi, no? Quello è froscio, quello è lesbica, lasciala stare, non frequentiamoci, eccetera, eccetera. Sì, c'è molta divisione. È strano, ci fai caso, anche nelle serate miste si creano proprio le fazioni, difficilmente, cioè... Perché secondo te c'è questa roba qua? Poi molto spregevole, secondo me. Molto brutta, anche io la trovo molto brutta, io ho un sacco di amici gay, però conosco tante ragazze lesbiche che hanno solo amiche, che non hanno amici uomini gay. E amici gay. E che gli dà manco un po' fastidio, sì, i gay. Sì, sì, sì. Sono quelle... C'è molta discriminazione, esatto, interna, sì, ci danno mignoli. Magari il gay la chiama camion. Esatto. La lesbica la chiama sfranta. Cioè, in realtà sì, c'è un po' di discriminazione. Molto più quasi che dagli etero. E visto che noi vogliamo love, sempre tanto love, ci ascoltiamo gente come noi. Lei è Ivana Spagna e la dedico a me stesso perché mi piace tantissimo e per una volta me la mettono qui a RV1 e a Loris perché gli piace anche tanto. Non è venuto al microfono, ma vabbè, gliela dedichiamo lo stesso. E sulle note di questa splendida canzone del 1996, Boncri, quanti anni avevi nel 96? Solo 6. E Marco Ricciardi quanti anni avevi? Ce lo fa dire. No, però non puoi fare così, Marco. Questa è censura. Questa è pure. Questa è censura. Vabbè, non lo diciamo. Comunque sei bello e giovane, hai tante. Ah, ok, va bene. Ma abbiamo una chiamata. Someone call. Oh, proprio all'ultimo. Pronto? Pronto? Pronto. Io volevo vincere la cena con Loris. Come vuoi vincere la cena con Loris? Siamo in chiusura e non abbiamo finito i giochi. Chi sei? Da dove chiami? Allora, mi chiamo Enrico, chiamo dalla provincia di Milano e mi stavo ascoltando via web. Oh, senti, allora... Come l'ha detto bene, web. Web. Allora, ascoltami Enrico, visto che non abbiamo più giochi, perché qui proprio li abbiamo finiti tutti quanti, potresti dirci invece cosa pensi tu del mondo lesbico? Hai amiche lesbiche? Io sì, certo che ce le ho. Ecco, e sei lesbica anche tu? Sì, sono lesbica anch'io, in un'altra vita magari. Quanti anni hai? 24. Allora, io pregherei a Loris, visto che è qui proprio sulla porta, avvicinati 30 secondi al microfono e di ciao almeno. Dai, ha chiamato per te, vieni più vicino. Ciao. Ecco, senti? Senti che voce sensuale. Perché? Quali sono le tue qualità? Dammi una tua presentazione in non più di 10 secondi per poter uscire a cena con Loris. Vai. Sono alto, bello, figo e ricco. Allora me lo prendo io, scusate, a sto punto. L'ha preso, Loris ha detto di sì. Abiti proprio a Milano, organizziamo. Allora lascia il tuo recapito a gayday2@hotmail.it e noi ti ricontattiamo, stai tranquillo. Va bene. Saluto il mio ragazzo, spero che non mi... Come saluto il tuo ragazzo? Ma scusami, cos'è questo, un incesto? Ma da quanto tempo sei fidanzato? Un anno e mezzo, quasi. Ma come? E come si chiama lui? Giuliano, allora. Ma lo vuoi tradire? Vabbè, occhio non vede. No, siamo solo in diretta nazionale. Occhio non vede, zoccola non sei. Bravo. Ma noi... noi pochino. Allora. Però vabbè, dai. Hai ragione. Occhio non vede, cuore non duole. Sei innamorato almeno? Sì, ovvio, certamente. Meno, anche se siamo un po' in scazzi in questi giorni. Gli voglio un bene dell'anima. Perché scazzi? Dillo a zia Consiglia, dillo. Lui è una testa di cactus e io sono una testa di aeroplano. Ma litigate per cosa? Per stupidaggini o ci sono delle cose vere? Guarda, è diventata radio verità questa, eh? L'ultimo minuto. La verità? Sì, dimmi. Molto spesso per le stronzate.
per delle stronzate. Non dovevo dire parolacce, però vabbè. Vabbè, ma quelle si risolvono. Quando c'è amore, c'è barilla. Senti, però, visto che noi non siamo in chiusura, perché non ci mandi una mail a gaydei2@hotmail.it e la prossima settimana Boncri ti risponde? Perché lui è l'esperto del cuore, devi sapere. Ah, va bene, ok. Va bene? Va bene. Solo di quello degli altri, del mio no. Oppure se hai un amico carino per Boncri, guarda che anche lui è libero. Va sì, bene? Però che non sia bene. Fidanzato, eh. Ma no, okay. Ma tutti noi siamo gelosi. Io ménage à toi, non mi trovo a mio agio. Ma dicono tutti così poi dopo. Bravo, bravo. Infatti devono essere dei quattro in su, grazie. Senti, noi abbiamo una certa, ci chiude la radio. Noi ti ringraziamo e ci ascolti, ti auguriamo una buona serata e una buona relazione. Soprattutto ti metteremo in contatto con Loris, va bene? Grazie mille, anche a voi, buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Che belli questi ascoltatori che ci chiamano all'ultimo per Loris. Vieni sempre in puntata, per favore. Adesso man mano ogni puntata gli facciamo togliere un capo d'abbigliamento. Siamo proprio delle zoccole. Delle zoccole. Va bene. Noi ringraziamo ovviamente Claudia per essere venuta qui con noi e aver partecipato a questa puntata. Ti è piaciuta? Molto, bene, molto. Bene, grazie. Vuoi a voi. Dire un'ultima cosa, dare un consiglio? Un consiglio consiglio, un magari. Un consiglio all'architetto consiglia? Ma no, non ho nessun consiglio in particolare, interessa. Abbiamo parlato di tutto, direi che mi avete fatto un sacco di domande, molto carine. Ecco, quella adesso ce la fa pagare e ci picchia, come dire, le lesbiche non sono aggressive. Come minimo. Ringraziamo Marco e Regia, ringraziamo Loris senza maglietta, ringraziamo Boncri. La prossima settimana vi ricordo che io non ci sono, sono a Ibiza. Finalmente! Ci sei tu con una special guest d'eccezione. Eccezionale. Eccezionale, ma soprattutto dovete segnarvi questa data, il 30 di luglio, perché siamo in diretta dal Rumore e vi vogliamo tutti quanti lì con nudi. Noi. Nudi. Ciao.